Non ti sarà mai capitato e non ti capiterà mai di vedere una donna che esce di casa con la pelle del viso secca, rugosa oppure addirittura stanca. L'uomo invece sta incominciando a pensarci. Non deve andare in giro con la pelle del viso rugosa e cadente. Però sempre mantenendo un viso virile, molto naturale, giovanile, sportivo possibilmente, e con una bellezza naturale, estremamente naturale e possibilmente senza utilizzare strumenti troppo traumatizzanti. Ne parliamo dopo la sigla. La donna ama tantissimo curarsi il viso, curarsi la pelle in genere, quindi utilizzare prodotti che facciano una biostimolazione oppure una biorivitalizzazione, curarsi il viso ma anche il collo, il décolleté, le mani. La donna ricorre ai volumi, ai filler molto voluminosi, quindi a riempimenti importanti, soltanto quando non può più avere grossi risultati dalla biostimolazione, anche perché magari li ha iniziati in tarda età. E invece l'uomo ha un atteggiamento diverso. L'uomo preferisce avere dei risultati veloci e non ama curarsi costantemente, avere l'abitudine di curarsi con la medicina e con l'endocrinologia estetica. Ecco che l'uomo quindi ama tantissimo il botulino sulla parte superiore del viso e ama molto i filler voluminosi che danno volume, quindi sugli zigomi, sulla mandibola, sul mento. Oggi con gli strumenti nuovi che abbiamo riusciamo a mettere d'accordo donne e uomini, perché attraverso l'utilizzo dei peptidi noi possiamo o utilizzare i peptidi all'interno di gel di acido ialuronico molto morbidi, molto viscosi, dei veri e propri gel che fanno una biostimolazione, una bioregenerazione addirittura, e che danno un effetto curativo incredibile, e sia anche i peptidi possono essere utilizzati per l'uomo inserendoli in un filler un po' più denso e quindi dando lo stesso un volume come piace all'uomo sullo zigomo, sulla mandibola o sul mento, ma un volume anche che cura, che dà un effetto curativo e quindi ancora più naturale, ancora più sportivo. E quindi in questo modo riusciamo a mettere d'accordo uomini e donne.